Questo sarebbe il settimo convegno, incontro, diciamo così, di terapia sottoattivazione, che la maggior parte conosce, è un tipo di terapia nata negli Stati Uniti, una scuola di teoria, di epistemologia, di psicoterapia californiana, con l'apporto di numerosi studiosi che all'epoca degli anni 60, negli anni 60 e poi, formarono, crearono questa metodologia di lavoro terapeutico, di lavoro di bambini. Questi autori erano Gregory Bateson, un grande antropologo, figlio tra l'altro di un biologo inglese famosissimo. Poi c'era Don Jackson, che era il direttore di questo centro, c'era Palo Alto, questa cittadina della California, dove questo gruppo di ricerca, dicevo prima, Bateson, Wigland, Jackson e altri, fondarono questo tipo di istituto, sovvenzionato tra l'altro, faccio un po' di pettinolezza, dal Rockefeller Institute all'epoca, tramite la Stanford University, per lo studio della interazione umana. Era l'epoca, negli anni 60-50, in cui le malattie, le cosiddette malattie psichiatriche, venivano considerate poco trattabili e si aveva la necessità e l'interesse intellettuale, scientifico, di scoprire, di capire come funzionasse la mente, specialmente per problematiche gravi, quali dovevano essere per esempio la schizofrenia. Tant'è che da lì questo centro postulò una teoria che poi andava avanti fino agli anni 80-90, ma anche ora, la mente non è qualcosa di solamente biologico, per cui trovare una teoria che ponesse la l'eziologia dell'inizio del disturbo non solamente fattore biologico organico, e voi sapete che una volta le malattie psichiatriche venivano considerate malattie organiche, cioè il cervello non funzionava, aveva qualche cosa, aveva una malattia organica, per cui si riteneva che le persone che avessero questo tipo di problemi grave, tipo per esempio la schizofrenia, una malattia psichiatrica complessa, la persona ha una disgregazione, diciamo così, dell'io, per cui non riconosce parte di sé e, ad esempio, sente le voci, ha allucinazioni, ha una tipologia di sintomatologia molto grave, perché all'epoca cosa si faceva? Si mettevano, si contenevano, si proteggevano, diciamo così, dal loro punto di vista, nelle cliniche psichiatriche. Per la prima volta il centro di Palo Alto, con questo gruppo di studiosi che erano un gruppo di veri scienziati, di persone di alta cultura, con Jackson, Whitman, Bateson e altri, con Lazzavic, che erano studiosi della comunicazione. Pensate che Don Jackson era uno psicanalista, Wigland era anche lui credo fosse di matrice psicanalitica, Václavic era un filosofo, crearono un po' Forst con Glasersfeld successivamente, si trovarono queste menti, diciamo così, eccelse
preparato e anche culturalmente, diciamo così, tra virgolette, superiore nel termine, non superiore umanamente, ma superiore a livello di conoscenze filosofiche, scientifiche, epistemologiche, per trovare un'alternativa a quella che potesse essere la patologia data da una deficienza, da un malfunzionamento, da una difficoltà a livello organico, cosa che veniva detto, che aveva fatto precedentemente. Allora, da lì nacque questo centro importante, da cui poi furono scritti libri importanti, tipo che io conosco, la problematica della comunicazione umana, di Watzlawick, Change, testi, articoli, che ebbero un successo importante, clamoroso, e cambiarono la visione della realtà che fino a quel momento lì veniva presa in considerazione. Per cui, per esempio, la patologia schizofrenica si era trovato che un processo di doppio legame, doppio legame vuol dire che nelle figure di riferimento, nel paziente cosiddetto all'epoca si diceva designato, perché è anche l'origine in quell'epoca delle terapie sistemiche, cioè sistemico vuol dire in quel caso lì, nel senso pratico, familiari, venivano viste, veniva vista, era la moda, diciamo così, del momento, veniva vista tutta la famiglia in termini sistemici. La figura di riferimento nei confronti della persona che aveva disturbi, problematiche, che tante volte si diceva ancora malattia, psichiatrica, schizofrenica, avesse subito, diciamo così, una tipologia di comunicazione paradossale. Si capì che in quel momento lì un tipo di comunicazione paradossale che poteva mettere in atto un genitore, una figura di riferimento, perché forse proprio e solamente la madre ha povero questo tipo di comunicazione, la madre è ovviamente la figura più normalmente, generalmente la figura più vicina al figlio, però può essere, ci possono essere anche situazioni in cui ci può essere anche un'altra figura, può essere il papigno, può essere una zia, se non c'è la madre, può essere un padre, se ha una presenza maggiore nel rapporto col figlio, che comunica in maniera appunto paradossale due messaggi contraddittori. Loro si accorsero che il bambino, nel caso lì, il bambino ha una psiche più fragile, più aperta, più in grado di accogliere e non in grado, però ha una grande forza, no? Di accoglimento il bambino, ma ha una fragilità nella preparazione e nella gestione e nell'organizzazione del significato di ciò che gli viene comunicato. Allora la madre, per esempio, poteva dare comunicazione contraddittoria, dice sì sì, fai questa cosa, questa la puoi fare tesoro, fai questa cosa qui, però se non la fai non sono tanto contento. Allora vedete bene, o in questo momento lo capiamo bene, un bambino, un ragazzino ha molta difficoltà a uscire da questa impasse, non sa come accontentare la madre. Se faccio questa cosa, lei mi dice sì, lo fai, fallo pure, però se lo faccio non sono in linea con quello che lei mi ha chiesto. Capite che questo a livello psicologico ha un'implicazione, una forza dirompente sul proprio equilibrio psicologico, che secondo questa teoria qui, teoria del doppio legame e origine della schizofrenia, portava
le persone a questo tipo, a questa problematica abbastanza grave, come sapete, i problemi psichiatrici, come ripeto, sono problemi molto gravi, che oggigiorno si curano, tra virgolette, non si curano, da dire di tipo psicotico, diciamo così, si curano con la psicoterapia e si tamponano con l'apporto farmacologico, ma l'apporto farmacologico è l'apporto di sedazione, meno male che ci sono i farmaci di ultima generazione che permettono alla persona di avere una vita abbastanza regolare. All'epoca non era così, ok? E allora, all'epoca erano anche gli esperimenti che facevano praticamente negli anni 70 e poi non hanno fatto più, perché avevano la forza della ribellione in quei momenti, perché negli anni 70 si poteva anche ribellare e fare anche delle proteste, per cui in un'ottica un pochino, non eccessivamente, perché poi all'interno del centro di Palo Alto c'erano anche psichiatri, il gesto era uno psichiatra, facevano esperimenti del tipo mandato un ricercatore di una clinica psichiatrica negli Stati Uniti, dichiarando che erano malati psichiatrici, ai dottori, ai medici, quindi venivano ricoverati per quel tipo di patologia. Oh, non c'era più. Fatto sta, questo è documentato. Documentato che dopo un certo periodo di tempo queste persone dichiaravano di essere guarite, facevano i loro test, parlavano con i medici dicendo no, dicevi sono guarito, va tutto bene. Nonostante questo avevano grandissima difficoltà, se non impossibilità in un caso, che mi ricordo molto bene, in cui non riuscivano appunto a uscire più dalla situazione problematica. Tant'è che dovettero intervenire i ricercatori di Stanford, i professori, i supervisori, a dichiarare e assicurare alle persone che lavoravano in una clinica psichiatrica che quelli erano ricercatori. A quel punto lì superarono quei dubbi che avevano in quel momento, con qualche difficoltà, dicevo che non ritornava lo stesso, ma forse dicevo qualche problema ce lo hanno lo stesso, visitiamo lo stesso successivamente, alla fine uscivano fuori e andavano. Allora, questa è un'implicazione profonda, perché quando commenti, andiamo al passato, metti un, quello che chiamiamo un'etichetta diagnostica, metti uno stigma, metti un marchio a una persona, è molto difficile poi uscirne fuori. Questo di nuovo è un'implicazione anche a livello personale, perché se io mi ritengo una convinzione mia di essere depresso, di non essere capace, di non essere in grado di fare determinate cose, di una mia difficoltà e impossibilità a raggiungere quello che spererei di raggiungere, a quel punto lì mi creo la profezia, la famosa profezia che sto a vedere, che tutto conoscere. E conoscere non vuol dire che non funziona. Cioè, profezia sto a vedere, io potevo pensare qui di fare un discorso disastro, convincermi questa cosa qui, e venire qui a anche con tutti, magari sarei stato più simpatico, non lo so, a volte ci sono anche queste situazioni in cui una situazione esposta di debolezza, di fragilità, è una condizione molto, anche più incisiva, che colpisce in qualche modo, per far apprendere e far sentire anche le altre persone più vicine al relatore, per esempio. Se io potevo fare anche un certo tipo di convenzione, poi qui avevo un blocco della parola, perché mi ero convinto di non essere in grado di farlo. Allora, questi convincimenti, queste credenze che si mettono in atto in certe determinate situazioni ci portano, ci possono portare poi a una cosa, a un blocco psicologico
stimolava molto questo gruppo di ricerca e infatti gran parte, ma non solo, del lavoro terapeutico che veniva svolto veniva portato avanti cercando di trovare nel più rapido tempo possibile lo scopo della situazione problematica. Ecco perché si originano le terapie brevi, non in un senso commerciale di brevi. È vero che all'epoca la Rockefeller Foundation dette un tot di denaro limitato per poter fare queste ricerche qui e loro dovevano stare praticamente a presso il cinese in 15 secondi per cercare di raggiungere anche economicamente più persone possibili e da lì nacque anche la chiedere, ma non era quello che loro cercavano veramente umanamente, questo è stato poco capito, di far uscire la persona sofferente il prima possibile della situazione problematica. E capitolo che questi blocchi e soprattutto la comunicazione, la relazione è fondamentale, perché la nascita del libro, per esempio, Change o Pragmatica della comunicazione umana, Vaslavic affermava, l'ha sempre affermato, che non esistono teste malate, non esistono menti malate, perché se io parlavo di essere una testa malata, certo posso trovare una cura, ma cosa devo fare? Smontare un cervello, usare farmaci e basta? E la parola, la psicoterapia serve allora, se mi considero malato in quei termini lì, uno dei grandi meriti di Paul Watzlawick, autore che è all'apice insieme agli altri e scrivendo appunto questo libro qui insieme a Jackson, Vernon e gli altri, formulò una teoria pragmatica, ecco il titolo, pragmatica della comunicazione umana, per porre centro attraverso uno studio rigoroso e filosofico, e qui è un filosofo, laureato nell'Alta Italia, da madre italiana, da padre austriaco, in cui si formulava questa idea e struttura del comportamento della patologia, dell'eventuale patologia, come provocata, originata da un tipo che noi mettiamo in atto tra di noi. Lui diceva sempre, non esistono menti malate, esistono interazioni patologiche. Ok? Che vuol dire che questo è consono e perfettamente inerente a quello che stiamo dicendo oggi noi. La mente interagisce. Ecco perché la modalità di intervento in terapia noi svolge questo tipo di scuole molto incentrato sulla comunicazione e sull'interazione, perché è importante così l'interazione a livello clinico, a livello terapeutico, perché questa interazione di scambio tra, in questo caso qui, tra le persone, può essere anche una situazione di gruppo, avviene e dovrebbe avvenire quell'aggiustamento in un tipo di relazione e comunicazione che porta poi a una relazione sana e funzionale. Allora lo fece tutto uno studio sulle comunicazioni disfunzionali, che erano comunicazioni simmetriche, si torna alla questione dei sistemi di comunicazione, comunicazioni paradossali, come ho detto prima, e videro che modificando, creando quelle situazioni che potessero incentivare una comunicazione di un certo tipo, la persona che veniva in terapia anche singolarmente, poteva venire anche singolarmente, noi abbiamo parlato prima dell'origine di questo tipo di terapie, come terapie sistemico-relazionali, terapie che lavoravano appunto
sui più brutti della famiglia, perché secondo loro era importante lavorare su tanti fronti contemporaneamente. Però si è visto anche singolarmente, questo poteva portare per un effetto di propagazione a un cambiamento anche a livello familiare, perché il cambiamento di comunicazione che io ho con uno, con voi, voi avete con altri, che risulta sana, questo porta non solo al cambiamento relazionale, attenzione, che posso cambiare relazionalmente con una persona e avere un buon rapporto familiare, col partner, con il mondo, con altre persone, e quello già comunque determina, appunto per la teoria dei sistemi, un cambiamento anche a livello individuale, che cambia anche il livello individuale del rapporto, ma cambia anche e soprattutto il modo che io ho di stare al mondo e comunicare con me stesso in maniera sana. Quindi il cambiamento fondamentale è considerare le patologie, le problematiche, lo sviluppo, l'accrescimento della persona come un lavorare sulla propria comunicazione, sul proprio modo sano di comunicare. Tant'è che il nostro maestro, diciamo così, Steve Descheser, in innumerevoli articoli che fece, scrisse un discorso anche di andare avanti nel rapporto interpersonale con le persone, portare avanti un concetto importante in quel mondo, in quella situazione lì, veniva molto preso in considerazione, che era il concetto di omeostasi relazionale. Si era visto che nei rapporti interpersonali io posso avere un rapporto con un paziente, quale paziente viene in terapia con una sua configurazione, una sua reiterazione di configurazione, che viene denominata la nostra, il nostro è un termine mutuato dalla natura della biologia. L'ostasi è quel mantenimento di un equilibrio del sistema che è necessario in natura, lo lasciamo, assimiliamo quello che vediamo dal mondo circostante e poi costruiamo uno schema che ci serve, no? Come protezione, diciamo così, e continuiamo a portare avanti, sia però in termini evolutivi di sviluppo, sia in termini l'audio quindi secondo questa concezione, quella concezione lì, in termini restrittivi, di blocco, diciamo così, cioè il sistema all'interno della persona, il sistema può essere il sistema patologico di convinzioni, mantiene una sua omeostasi, un suo equilibrio che è molto difficile da modificare. Chiaro, questo ormai lo sanno tutti, chi si occupa del lavoro terapeutico, il fatto che il paziente, come si diceva una volta, vorrebbe cambiare ma non cambia, vorrebbe ma non può. E questo naturalmente ha tutta una serie di aspetti di cui terremo bene conto. Allora, Steve Descheser a un certo punto della sua carriera, è stato uno dei fondatori della terapia centrata sulla soluzione, di cui oggi parliamo, che è appunto una terapia che origina a livello di terapia sistemica dal mondo di Palo Alto, una società comune che ha portato poi a uno sviluppo parallelo e con delle differenze sostanziali con il modello problem-oriented, solution-oriented e problem-oriented, cioè basato sul problema, centrato sul problema, a un modello che centrasse il suo focus sulle risorse della persona. Ma ora ci arriviamo da parlare. Lui scrisse un articolo, questo è importante per capire le origini, la matrice originale, la genesi, diceva, i percorsi terapeutici, i percorsi
che hanno portato poi a pensare da parte di Steve Scherzer a considerare la resistenza, come se la resistenza al cambiamento, data prima, da questa nostra, da questo tentativo, questa tendenza umana della natura di mantenere l'equilibrio a tutti i costi, come qualcosa che invece a livello terapeutico umano potesse essere non considerato, considerato in maniera diversa. E questo fece scandalo. Perché fece scandalo? Perché ovviamente anche oggi si considera la miostasi terapeutica come una condizione sine qua non del rapporto terapeutico. Noi sappiamo che una persona arriva, generalmente, dovrebbe essere così, arriva e tu devi mettere in atto tutta una serie di interventi collaborativi, costruzione della relazione, per al limite convincere o persuadere l'altra persona a curare dentro di sé le strade per uscire dalla situazione problematica. Nessuno obbliga il paziente a fare quello che dice il terapeuta, ovviamente, però come teoria implicita, automatica, che il terapeuta mette in atto comunque questo aspetto qui. La persona si presenta e noi sappiamo che in qualche modo vorrebbe uscire dal problema, ma non ne vuole uscire, vuole mantenere il problema. Quello ha un significato, ovviamente. Bisogna rispettare anche l'equilibrio e il tentativo della persona di sentirsi non in grado in quel momento di uscire, non bisogna forzare troppo. Questo è un'altra ancora implicazione. Bisogna dare anche il tempo di terapia breve, ma fino a un certo punto, se poi troviamo il punto importante per l'altro, per sentirsi in grado di uscire dal problema, allora conclude questa nostra interiore che ha formato, esce, torna alla volta successiva all'incontro terapeutico, dice: sa, dottore, ho avuto un'esperienza, una volta si diceva l'esperienza emozionale correttiva, ho avuto un'esperienza emozionale correttiva, mi sono sentito, ho visto una persona, mi sono comportato in maniera diversa e lì ho capito, cioè comportamento, esperienza, emozione, sensazione, emozione, cognizione, ho pensato e allora c'è il cambiamento. Però spesso non avviene così, oppure può essere provocato, questo non avremo poco. Di scienza, proviamo a Steve DeScenza, è scritto questo articolo fondamentale, da cui tutti gli anni, tra l'altro, l'European Beef Therapy Association promuove e porta avanti un giorno della terapia centrata sulla soluzione, il 3 maggio, perché il 3 maggio? Il 3 maggio fu pubblicato l'articolo Morte della Resistenza, Death of Resistance, okay? Che pochi sanno che fu respinto 23 volte, 22-23 volte, perché? Perché era un'idea talmente rivoluzionaria, vedremo perché, rivoluzionaria, che nell'ambito accademico scientifico non veniva neanche preso in considerazione. E questo aumento è un di nuovo un'implicazione in questo caso qui molto 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 importante. L'articolo sommariamente, ve lo sintetizzo, affermava che il sistema, cioè il sistema familiari, composto di membri, dall'altro sistema ha un'origine greca, la parola greca è is in stare, stare, stare insieme, non
non è solamente un insieme matematico, è un insieme umano. I greci dicevano stare insieme, quindi stare. Questo stare insieme nel sistema umano, quindi parliamo di sistemi umani, lui si accorse perfettamente che lo stare insieme voleva dire, nella vecchia concezione, la famiglia veniva considerata come insieme, non considerando per questo aspetto di stare insieme, no? Un valore emotivo, umano, importante. E lui concluse che è il terapeuta che diventa sistema insieme alla famiglia, quindi viene accolto e lui accoglie la famiglia come un sistema, quindi stare insieme non c'è più la famiglia e il terapeuta, c'è la famiglia e il terapeuta. Ok? Allora, a quel punto lì capirete bene che la resistenza decade completamente, perché se io sono un padre unidistratto, penso che mi vada questo, parte del terapeutico del sistema, divento in una concezione differente dal vedere il sistema come uno stop in uno stadio. Tra l'altro vi fa un esempio in questo articolo della partita a tennis. Il terapeuta che gioca a tennis con l'altro, no? Con la persona, cioè chi vince dice che perde, diventa una partita in cui o vince uno o vince l'altro, eh? Una sfida, eh? Tu sei resistente, io devo cercare di aggirare la tua resistenza, devo cercare di mettersi in una posizione di non difficoltà, ma di riconsiderare aspetti del tuo sé che in qualche modo vuoi modificare, quindi piano piano fai una ristrutturazione, diciamo così. Anche in quel caso lì può essere considerata una ristrutturazione anche cognitiva, basta che è un esperto di ristrutturazioni, e allora in quel caso lì si riusciva in qualche modo a persuadere, a convincere la persona a eseguire prescrizioni terapeutiche o addirittura a convincersi nella seduta stessa ad avere una sorta di illuminazione, un'illuminazione in cui dice, ah, dice, è vero, è così, ecco. In quel caso lì invece considerare il sistema come non come un stato, ma come cooperativo, mi parla di cooperation, di cooperazione tra pazienti, famiglia e terapeuta, che è fondamentalmente molto più efficace, diciamo, se vuoi ricordare questi termini, anche molto più importante, veramente importante per un cambiamento effettivo. Poi c'è l'altro aspetto, no? Sempre collegato con la miostasi. Quindi se lui si era reso conto che i sistemi biologici, ricordiamoci che l'omeostasi proviene da termini di ordine biologistico, l'omeostasi in natura, lui si era accorto tramite studi che aveva fatto, molto intelligenti, che in realtà potesse essere, tramite questo considerare il terapeuta come sistema, un cambiamento per morfogenesi, morfogenic change. La morfogenesi che cos'è? Morfogenesi è la capacità, la proprietà degli organismi di passare da uno stato all'altro. Pensate nello sviluppo embrionale, no? Una blastula, i trifoglietti.
potenziato, le belline di cielo che migrano in una direzione e formano gli arti, le gambe, il cervello, eccetera, eccetera. Allora, a livello psicologico posso considerare la morfogenesi come un aspetto di possibilità, di possibilità di incentivare il cambiamento che non fosse più qualcosa di fisso che andasse sbloccato per poi creare una nuova omeostasi, perché la concezione di un altro genere di omeostasi, per cambiarla io devo costruire, cambiare, incentivare un'omeostasi differente, allora l'omeostasi in quel caso lì si dice più funzionale. Il caso lì di Deschartres era un grande genio della terapia, considerare la morfogenesi come qualcosa tramite la cooperazione, qualcosa che formasse morfo, formale, genesi, una parola latina e greca, che forma qualcosa dal nulla, ma soprattutto però con un'intenzionalità che è già connaturata nell'essere umano, nella natura delle cose. Ok? Quindi la genesi di un comportamento nuovo della persona, del gruppo, del sistema, veniva formato da questa intenzione di generare genesi, morfogenesi, generare qualcosa che già era in potenza. Prende in considerazione un aspetto principale di questo tipo di terapia, che è il principio di utilizzazione. Il principio di utilizzazione, conosce questa tipologia di psicoterapie, ipnotiche, strategiche, c'è un grande principio che viene preso in considerazione, che è il principio di utilizzazione. Cos'è il principio di utilizzazione? Viene la persona in un percorso terapeutico, poi vediamo che noi diciamo così aiutiamo, e dobbiamo avere l'idea sempre presente che tutto questa idea di Milton è un grande linguista, e tutto quello che viene utilizzato e tutto quello che viene portato nella stanza del terapeuta può essere utilizzato, ma non perché si utilizza tutto del, come si dice, del maiale, no? Si mangia questo, cioè si utilizza le parti, quelle cosiddette che la persona può considerare anche negative, ma trasformandole in positivo. Trasformato in qualcosa non tanto solo di positivo in senso generale, qualcosa di importante, di significativo. Cioè quello che mi è accaduto, io utilizzo per trovare dentro di me quella idea e quella spinta per far sì che quello che mi è avvenuto, sembra difficile per casi gravi, ci possono capitare, dolorosi, ma il lavoro terapeutico è questo, è portare quella persona a non far finta di, ma veramente a considerare in senso morfogenetico qualcosa che possa essere visto come qualcosa di estremamente significativo. Io vi faccio un piccolo esempio, le persone per esempio che soffrono di disturbi di dipendenza patologica, per messaggio della società, per un messaggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa che amo sempre ripetere, queste persone vengono considerate come persone che hanno un disturbo cronico recidivante.
persona, un professionista del settore terapeutico, un dottore, ti comunica che il tuo problema è difficile che si potrà curare definitivamente, quale sarà la mia convinzione, se me l'ha detto il dottore? Io ho avuto un caso tanti anni fa di un ragazzo, non aveva niente, aveva un'altra tipologia di problemi, era una tipologia di problemi ossessivi compulsivi, più ossessivi compulsivi, il quale era profondamente convinto, potere della convinzione, di essere malato di demenza precoce. Come mai? Perché lui aveva fatto una visita precedentemente con un psichiatra di vecchia scuola, anziano, che lo fece perché aveva intenzioni distruttive, negative nei suoi riguardi, però lo aveva diagnosticato come una forma precoce di demenza. Capirete che cosa mi toccò fare per smontare quel tipo di convinzione assoluta. Convinzione assoluta, immaginate quello voi, non essere convinto. La cosa che mi convince di più, lui era convinto e veniva lì, e tra l'altro si comportava come un demente. La mente cambia la realtà, la mente cambia il proprio corpo. Allora, l'altra idea, la mente che cambia e che interagisce in un certo modo, perché io posso interagire con voi, voi potete interagire con me, voi potete interagire con le altre persone, ma la mente interagisce anche con se stessa, a livello psichico e a livello biologico, chimico. Tra l'altro ci sono degli esperimenti famosissimi di suggestione ipnotica, cui persone che venivano, gli veniva somministrato un eccitante, gruppi di persone, non solo, gruppi di persone, ma veniva somministrato un eccitante e gli dicevano che era calmato. Secondo voi? Cosa successe? Si ripresero tutti automaticamente. Letteratura scientifica, non so se qualcuno le vuole, troviamo questi articoli, sono interessanti, però cosa vuol dire? Che si interagisce anche come vogliamo mandare il messaggio, quella è la nostra convinzione, il famoso effetto placebo. Le scienze scrisse questo articolo qui, che è un successo impressionante e creò anche qualche problema epistemologico, si dice così, teorico, di contrasto, tanto con la scuola, quella che considerava il problema come qualcosa provocato dall'omeostasi, cioè mantenuto dall'omeostasi funzionale, però poi come terapeuta ci trovate sulla soluzione, siamo andati avanti in questa concezione di considerare il cambiamento come inevitabile, morfogenetico, che si genera da sé, la morfogenesi si genera da sé, ma in questo caso qui con l'aiuto
l'aiuto del terapeuta che insieme, perché è un elemento dell'insieme del sistema, forma qualcosa che cambia sia il paziente sia il terapeuta, perché poi mi diranno dalla loro cattedra che il cambiamento non avviene solamente nelle persone che fanno terapia, avviene nella persona che fa terapia. E se tu non cambi, se tu non ti consideri parte del sistema, senza di nuovo invischiamento, perché poi se non si creano altre problematiche, tu non puoi essere amico del paziente. Però sei parte di un sistema di cambiamento. E allora quello forma una morfogenesi, un cambiamento che esce dalla omeostasi disfunzionale, diciamo così, più blocca. Ora però dobbiamo passare a un concetto ancora più. Se non sono chiaro, fate domande, per favore. Penso di essere stato abbastanza basilare, ecco. Il concetto che dobbiamo portare avanti successivo è che anche questo è un'importanza fondamentale, anche se apparentemente non viene considerato da questo tipo di orientamento, ma perché no, anche sì, se uno ci riflette bene, che è l'aspetto dell'incontro con l'altro, e qui si può uscire anche dalla situazione terapeutica, se lo facciamo un o due volte seminari scolastici, ma non sono seminari scolastici, ma sono seminari per tutti, per cercare di diffondere questo modello così bello di incontro tra persone, incontro terapeutico che non si svolge solamente a livello clinico, ma anche fa degli interventi anche a livello di coach, di persone di gruppo, nel mondo del lavoro, in realtà io non saprei neanche da dove cominciare. Ecco, però ci sono tante accezioni di questo modello, non solamente quello psicoterapeutico, comunque di questo porto avanti anche questo aspetto qui anche a livello teorico e pratico, che è un aspetto interpretativo. Ma che vuol dire? Che se io incontro l'altro, un elemento fondamentale del rapporto interpersonale, appunto non solo clinico, è quello di un incontro, come abbiamo detto prima, comunicativo tra due persone. In questo caso c'è un esempio di due persone che si incontrano. Ma io quando parlo con voi, e quando voi parlate con me, quando gli altri parlano l'uno con l'altro, vi assicuro, ed è stato visto da indagini, che o siamo attenti, siamo una varietà, attenti a quello che viene detto dall'altro, o se siamo attenti a quello che viene detto dall'altro, lo siamo in funzione di capire che risposta dargli per cercare un accordo, questa è la parte positiva, oppure nella maggior parte dei casi trovare qualcosa che mi faccia comunicare all'altro che ho capito meglio le cose, che posso dare un altro contributo che è superiore a quello che mi comprende dall'altra persona. E così più o meno è così. Questo ha tutta una serie di importanze relazionali, perché se noi giochiamo le relazioni di questo genere qui, stiamo accanto l'uno con l'altro per un bisogno intrinseco, ma poi ci troviamo male in una relazione. Quindi di nuovo il paradosso che dicevo prima, relazionale, comunicativo. Vedete che la teoria, come dicevo precedentemente, del doppio legame terapeutico si può esplicare anche nei rapporti interpersonali normali. Cioè io ti ascolto ma non ti ascolto.
aspetti importanti. Allora, esiste un termine che può spiegare invece la possibilità di entrare in rapporto con gli altri in una maniera diversa, che si chiama ermeneutica, da Hermes. Hermes chi era? Un messaggero degli dei, o i romani non lo chiamavano Mercurio, per Hermes però Dio dei commerci, lo avevo utilizzato anche in Italia, lo era quello del semidio dei anche il dio dei commerci, un polaro, però lui aveva questa funzione, eseguiva gli ordini degli dèi, gli dèi mandavano il messaggio agli umani, e gli umani che cosa dovevano fare? Leggere il messaggio? No, dovevano interpretare il messaggio, e l'interpretazione è questa. In giurisprudenza, cioè si interpreta le leggi nella religione, no? Si interpreta la Bibbia, si interpreta i testi sacri, ci sono rabbini che interpretano la Torah da millenni. Una parola vuol dire questo, no, non vuol dire questo, ma se lo dice in un certo modo c'è un'accezione differente. Ecco, questa mentalità interpretativa per me è ermeneutica, vuol dire questo, cioè la propensione della causa di interpretare i dati di quello che il testo inizialmente scritto, o prima per ancora prima verbale di Hermes e portato il messaggio, e poi scritto attraverso i testi più importanti. Allora, qualcuno si è accorto che questa ermeneutica ha una incredibile forza di incontro e di, secondo la filosofia ermeneutica, di scoperta della realtà, secondo, non entriamo poi nell'ambito filosofico, ma c'è, no? La verità per chi ha quest'idea del vedere il rapporto, contatto con il testo, con quello che viene detto, in termini ermeneutici, viene considerato la verità che viene considerata, che viene portata a esempio. Quella è l'unica verità, cioè la verità sull'accordo. Sull'accordo del io sento, ascolto, interpreto. Ma per fare questo ci vuole grande capacità del volerlo fare, perché vi assicuro, come vi ho detto prima, che noi non ascoltiamo, non osserviamo, non ascoltiamo, non sentiamo. Cosa osserviamo? Osserviamo la nostra mente mentre parliamo, o quello che dovrò fare. Ascoltiamo, auscultare, cioè vuol dire ascoltare con l'orecchio. Sentiamo? Siamo in grado di provare a percepire i sentimenti, le emozioni dell'altra persona? Cioè chi sì? C'è chi no, c'è chi ci prova, ma non siamo concentrati sull'altro, ma l'aspetto interpretativo non è solamente l'altro, se basta, cioè devo concentrare il contatto tra due mondi,
sistema umano, in questo caso sistema relazionale, abbiamo detto c'è un sistema biologico di altri generi, ma sistema umano, adesso possiamo raffigurare i sistemi con dei cerchi, no? Ci piace, no? Considerare dei cerchi, più sempre esemplificativo. Due persone che non si incontrano sono due cerchi, l'uno separato dall'altro. E questa cosa porta a una cosiddetta idiosincrasia, a un mondo solipsistico che mi fa entrare in un'illusione di sapere quello che l'altro pensa, ma dovrei entrare veramente in rapporto con l'altro. Questa è una grande, grande importanza etica, come diceva Gadamer, che è Hans Gadamer, uno dei grandi ideatori, diciamo così, teorici del termine, senso un libro si intitolava Verità e Metodo, che per lui la verità era l'accordo interpretativo tra l'uno e l'altro. Questo secondo lui aveva un'implicazione etica fondamentale. Io ascolto veramente quello che viene detto dall'altra persona. Lui parlava di fusione di orizzonti, no? La fusione di orizzonti. Siamo in grado di fare questo, a livello terapeutico, a livello umano. Molte volte nelle psicoterapie si considera sempre il terapeuta come l'esperto che fornisce delle tecniche, vanno anche bene, ci vogliono, sono necessarie, ci sono anche delle terapie per questa risoluzione. Gran parte della terapia è basata su tecniche che devono essere portate avanti per cambiare anche il modo di vedere la realtà, di velocizzare il rapporto del carico. Ma nella conversazione terapeutica poco è dato spazio a questo tipo di lavoro, molto più avanzato rispetto a tante altre terapie che invece riguardano solamente un aspetto di relazione con l'altro, cioè la relazione, che vuol dire? Vuol dire relazione con l'altro, cioè relazione con un accoglimento empatico e emotivo. Deve essere un'interpretazione reciproca che ci porta poi ad avere il cambiamento che lo spieghiamo. Una volta con Vazzalic in una conferenza che ci vedete l'esempio di spiegare questo aspetto qui dell'unicità dei rapporti interpersonali, cioè il rapporto che io posso avere con lui, con lui, con lui, con lui, è diverso l'uno dall'altro, è diverso. Sappiamo tutti, no? Se noi abbiamo dei rapporti con alcune persone, diciamo certe cose, abbiamo un gergo personale che svolgiamo con le persone, che è differente dagli altri. Allora lui dimostrò con dei bellissimi schemi, qui venivano messi insieme, uno schema di un certo tipo, due cerchi, uno dei rettangoli e poi altre figure, che mettendolo insieme veniva fuori una figura completamente differente. C'è la personalità di uno e la personalità dell'altro formavano qualcosa di completamente differente da quello che poteva essere la relazione. Pensate voi che potenza ha questo. L'energia ci porta a considerare il fatto che il mio rapporto con te, l'aspetto interattivo, dell'interagire, ma dell'interpretazione, mi porta ad avere un rapporto unico, particolare, unico. Pensate che bellezza anche questo, anche a livello terapeutico.
Quindi passare da dei sistemi, dal considerare l'omeostasi un aspetto principale, un aspetto non secondario, ma della costellazione dei cambiamenti, degli aspetti strutturali, dei rapporti personali e relazionali, e la morfogenesi e il rapporto famiglia-sistema, famiglia-sistema e terapeuta-famiglia-sistema. Questa è una serie di aspetti che ci interessano ulteriormente, perché qui si va nell'ambito della forza della parola. Parola, no? Latino. Una parola un po' cristiana, la parola, no? In origine è la parola. I greci dicevano l'origine del logos, gli ebrei dicevano l'origine del vero, i cristiani la parola è una forza importante. Perché è una forza importante la parola? Perché noi ci influenziamo, influenzare, interagire attraverso la parola. Non solo, però parliamo della parola, e influenzare vuol dire fluido, il fluido che passa attraverso il campo. La parola passa come un fluido che ci porta a vedere le cose da un'altra prospettiva. Ecco perché da lì l'origine parabola, che vuol dire delle cose in latere, no? Vedere le cose con termini metaforici per comprendere cose più semplici, per comprendere cose più complesse. La parola serve per aprire nuovi orizzonti di comprensione. Heidegger parlava di filosofo, linguaggio, parola, come la casa dell'essere. L'essere è protetto dalla casa del linguaggio. Questo linguaggio ci parla, diceva lui, questo linguaggio parlandoci attraverso la parola ci serve, ci ha come aspetto di completamento personale un arricchimento, del nostro. Così potenti, quindi possono essere talmente potenti che sono più incisivi di un'arma. Posso dire una parola a una persona o una frase che è distruttiva al massimo. Allora questa parola non deve essere solamente una parola insegnata o imparata a memoria. Di nuovo, di usare la parola come un aspetto di aiuto
offesa alle parole, quando interviene, ma io ho detto questo, questo è stato, ovviamente lo puoi modificare, lo puoi dire subito perché non si capisce, quello che è il suo sentito, però piano piano noi possiamo migliorare nel cercare di migliorare, cercare di far migliorare spontaneamente questa loro capacità di esprimere parole, di avere l'intenzione di dire delle parole che non, secondo noi possiamo dire, un esempio di fede dell'altra persona. Mamma, tu sei fatto così, tu sei così. Che è un'ingiunzione, un'accusa. La parola è fondamentale. Non entriamo poi nell'ambito dell'arte della parola, dell'arte della sofistica, di cui io ho più volte parlato, filosofi sapienti sui sofisti che non considerano fino ad oggi, vengono considerati come quelli che turlupinavano il prossimo. In realtà non era così, erano dei sogni filosofi, erano scritti dei trattati, molti dei trattati di questi greci antichi che lavoravano, che venivano pagati per quello che facevano. Socrate, tra l'altro, era secondo me un sofista sotto tutte le spoglie, che accusava i sofisti, usavano la parola, il linguaggio, per cambiare l'altro, non solo per persuaderlo, per far sì che l'altro, se no non avrebbero fatto scuola i sofisti, per far sì che l'altro, gli studenti, i giovani, potessero imparare a dialogare, a parlare con gli altri, ma soprattutto su se stessi. Le tre relazioni fondamentali, più a volte non citate, relazione con gli altri, comunicazione con gli altri, il linguaggio con gli altri, relazione con il mondo, comunicazione, linguaggio con il mondo e la comunicazione con se stessi. Scuola sofistica, che poi tra l'altro tutti fanno, perché se noi sentiamo una conferenza di Galimberti o di un altro autore di, come si chiama, la psicanalista, Recalcati, sono grandi sofisti, perché? Perché cercano di persuadere delle loro idee attraverso un linguaggio fornito, una storia perfetta, c'è un tipo di... Quindi, quanta importanza ha avuto l'oratoria, l'insegnamento di un certo tipo di modalità di riuscire, cioè, tecniche, libri, c'è anche un libro di Aristotele, sulla retorica, un'altra cosa ancora, però. E ci sono anche dei libri di Plutarco, che si chiama Antologie, che è un libro, un manuale di comunicazione, di arte appunto della parola, in cui il sofista, il sapiente, la persona che insegnava agli altri, insegnava a vivere, insegnava a loro, agli studenti, agli altri, parlarsi bene, perché secondo questa concezione parlare, l'interpretare, l'ermeneutica e riuscire a trovare dentro di sé le teologie cosa sono? Riuscire a convincere le persone, di due tesi opposte, c'erano questi, scusate per esempio, parlare dico qualcosa di contrario e il sofista doveva cercare di persuadere di questo. E poi parlava l'opposto e cercava di persuadere dell'altro. Ma questo era un esercizio per farvi capire che il linguaggio è fondamentale, non che fosse giusto uno o l'altro, o per cercare di capire quanto era andato. Che il linguaggio è fondamentale e che viene prima.
Quarto punto importante, le domande. Filosofo del circo di Vienna, la psicologia analitica, del linguaggio, che ha un'importanza fondamentale per la ricerca della soluzione. Ma detto questo, noi possiamo portarci avanti, perché siamo passati da l'omeostasi del linguaggio con la parola, a quello che ci può interessare anche in termini pratici. Cioè il cambiamento a livello sistemico. Considerare il sistema non solo come un gruppo, ma anche in sistemi, stare insieme, ma anche come cambiamento individuale, non solo, ma diamo un'accezione molto più ampia. Allora, i cambiamenti possono essere, per il caso di vario genere, ci può essere un cambiamento di tipo catastrofico, seguendo le linee della teoria generale dei sistemi, questa torre bomba dall'Anfi, questo superissimo libro anche chiaro, per la legge del 200, pur essendo un fisico, è un libro molto attivo, e questo libro qui in cui parla quella possibilità di sistemi di un cambiamento che da un elemento può portare a una catastrofe, elementi sempre più ampi. Tant'è che c'è la famosa metafora del battito dell'aria di farfalla che provoca il cambiamento dall'altra parte del mondo, a livello di propagazione, effetto domino. E queste sono modalità di considerare umanamente, personalmente, anche una piccola cosa che facciamo può cambiare il sistema, e non dobbiamo per forza usare la ruspa, o la violenza, o urlare, o prendere per forza attorno a quelle cose. Possiamo fare una cosa piccola, e questo può cambiare il sistema. Per quanto assurdo possa sembrare, può farlo. Non è solamente una teoria, è una considerazione pratica. Un altro cambiamento, dal mio punto di vista, è un cambiamento per disseminazione. Dissemination technique, usata dall'altra anche Erickson, ma in un'altra eccezione, Milton Erickson, famoso in buddista. Inserisco un elemento nel sistema che cambia tutto il sistema, ma lo posso inserire come la metafora di un seme. Non è detto che venga subito il cambiamento, in termini catastrofici. Inserisco un elemento che poi dopo un mese,
questo cambia il sistema. Ci sono tanti esempi che possono essere messi in atto a livello di terapeutico, l'immagine, la cosa che viene reiterata, non viene messa una volta, dopo che viene ricordata, quel seme provoca un cambiamento, si propaga il sistema e cambia la situazione. L'altro cambiamento è il cambiamento che viene considerato dalle terapie strategico-sistemiche, che è il cambiamento, come affermavo prima, di modifica per esperienza emozionale correttiva, che è un termine mutuato da Frank Alexander. Anche Alexander era un psicanalista molto in gamba, studiava le malattie psicosomatiche principalmente, e lui aveva postulato questo fenomeno che aveva osservato: la persona che aveva esperienza non solo cambiamento cognitivo, cioè faceva qualcosa e lo sbagliava, un'esperienza importante può essere provocata da una prescrizione di comportamento a fare determinate cose, e lui in quel modo lì cambiava la propria sensazione, la propria emozione, il proprio sentire, e questo cambiamento del proprio sentire cambia poi anche la propria reazione, il proprio pensiero. Tant'è che viene oggi considerato un cambiamento più radicale, importante, decisivo rispetto a terapie di tipo, per esempio, cognitivo, in cui si pensa prima e si cambia dopo. Quindi si cambia prima e si pensa dopo. Bene, un cambiamento importante, no? Scrivo un invito, ti suggerisco un comportamento, un fare, e quello dice, quello che mi ha cambiato. Ho fatto qualcosa di differente per la prima volta e ha cambiato le emozioni, sensazioni e condizioni. Poi c'è un altro cambiamento bellissimo, che è il cambiamento per risonanza, anche lo sistemico, sempre. Il cambiamento di risonanza, qual è? L'esempio più eclatante da vedere, l'incuriosisco. Esperimento di risonanza metronomi, qualcuno lo conosce di voi? Sì, no. C'è un video, c'è più video, è stato verificato questo metronomi, su un tavolo, metronomi, mettono su un tavolo 20-30 metronomi, e questi metronomi ognuno va per conto suo. Dopo un po' cominciano a entrare in risonanza, tac, 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 i musicisti lo sanno, e così è. Allora ci sono certi farmaci, chiamiamo l'interazione biologica, certi farmaci che funzionano, diciamo io per una pillola, ma questo farmaco sia un farmaco per risonanza, mette in equilibrio tutto il sistema, perché il sistema segue quello che è più in armonia, segue una linea armonica, segue l'armonia del movimento, la natura segue l'armonia del movimento, e questo è perché il cambiamento è fondamentale. L'armonia del cambiamento. Qui ci non serve a nulla se io faccio un gruppo terapeutico con persone con problematiche esistenziali, cerchiamo di fare una danza, gruppi eterogenei. All'interno del gruppo ci sono due persone depresse. Se io do troppa attenzione, la
razionale, ma comunicativa, cioè per mezzo di queste persone nel campo, mi sono che non ce l'ha fatta, ma in senso depressivo. Chiaro questo, no? Quindi è importante a livello di cambiamento profondo, pensateci a questo, in termini anche pratici. L'ultima tipologia di cambiamento, altrettanto, secondo me, ancora più importante per quanto riguarda la terapia centrata sulla soluzione, è il considerare un sovraordinamento della modalità comunicativa relazionale. Ok, semplicemente porre molto più l'accento, ma questo viene messo, viene posto l'accento, ma porre molto l'accento nella conversazione terapeutica a una conversazione prima di problemi, del problema. Cioè noi facciamo uscire, guariamo la persona dalle sue problematiche molto più potentemente, molto più incisivamente, piano piano, progressivamente, affinché il suo sistema anche, diciamo così, omeostatico, ma agendo in maniera morfogenetica, lo dicevamo prima, nella progressività, cominciando a parlare d'altro. Ok? Ma la persona vuole parlare del suo problema, non c'è nessun problema a parlare del problema, parliamo anche del problema, però piano piano inseriamo qualche spunto di conversazione che parli d'altro. È una tecnica anche questa. Allora, questo essere sovraordinati rispetto alla comunicazione solo problematica, che poi non fa altro che reiterare il problema. Allora, vedete, dopo 3, 4, 5 sedute, se non c'è a parlare d'altro, allora ricapisci, non che non sia importante quel problema che hanno risolto, che non lo considerano e mentino la testa sottobasata, ma cominciano a usare il linguaggio per costruire la propria realtà, creare la propria realtà. Ricordatevi sempre che il linguaggio è qualcosa che definisce la realtà, che lo descriviamo in realtà attraverso il linguaggio, ma la costruisce, la crea. E se noi parliamo di altro, se parliamo di cose che ci interessano, di cose positive, di cose costruttive, piano piano, allora non dimentichiamo il problema, ma gli diamo un'altra forza. E piano piano, piano piano, piano piano usciamo, anche in tempi abbastanza rapidi. Ok, allora si instaura in quel caso lì. L'ultima cosa è, l'ultima cosa, è il dialogo immaginativo, quello che Heidegger parlava, diceva, in un filosofo, negli ultimi suoi intervisti, diceva che le persone un giorno parleranno con immagini. Lui denominava questo un pensare vedendo. Io parlo con lui, e mentre parliamo, scriviamo un linguaggio concettuale, che lui lo equiparava molto al linguaggio poetico, che porta poi anche questo a un cambiamento successivo, non sarebbe un cambiamento delle metafore, il racconto, una metafora, un racconto, è una conversazione terapeutica. Noi parliamo, ma mentre parliamo a noi viene un'immagine, e questa immagine cambia, ci fa sempre bene. Genere di cambiamenti piano piano ci porta sempre di più a un accrescimento personale, incisivo veramente, e come disse nella precedente conferenza sul bello, bella bellezza, no? L'estetica come cambiamento importante, il cambiamento artistico, la poesia è un'arte, la parola è un'arte,
Cristi per quello che ci trasforma veramente. Vedo l'arte, la vivo e la produco. E con questo concluso, grazie.